una tragedia. Cioè, ma sei sicuro che sei tu? Te lo dico? Hai sei tu? Sono 1982. Io, gravemente. Allora te lo dico subito. Tokyo Mamma Fantasy. Tipo Anna Magnani nel film Bellissima. Io sto in Giappone, a Tokyo, per arrivarci e a fare una piccola pubblicità, una cosa, dicono, ma sa cantare sua figlia? E mamma, hai cantato in vita? Ma certo che sa cantare! Allora, hanno detto, bene, si fa un disco, facciamo un disco, tutti in giapponese. A un certo punto, non si sa come mai, dovevamo tradurre questo disco in italiano, a chi chiamiamo il mio amore? L'amoruccio mio, chi è? Cristiano Malgioglio. Ora capite perché poi... Se non ci fosse stato Cristiano. Quando lei ha partecipato a Tale e Quale, Cristiano Malgioglio, insomma, come dire... Era rigido. Ma che era rigido? Ma tu l'hai visto Cristiano com'è? È antipatico e abbastanza cattivo con tutti. Tutti, ma pure con me. No, quando con ho fatto no. Lady Gaga, ammazza, si è messo le mani. Ma Lady Gaga forse ho raggiunto il massimo. Meglio di no. Perché tra Tokyo Fantasy e Lady Gaga è una tragedia. No, guarda che stai nominando tutto tu e quindi allora, io ho il dovere di farlo vedere a allora, voi. Allora sai che cosa... Non ti lo vergogni? Fare vedere. No, è certo. Allora non farlo vedere, ti dico questo. Io ho capito come sono atlete le donne, gli artisti che cantano e ballano. Ma perché pazzesco. Tu a metà, no a metà anche prima, io non avevo più il fiato. Io ballavo e facevo, cantavo e dicevo aiutatemi perché non ce la faccio più. Guardiamo. Tipo sperimento. A Tale quale con Sono una donna, non sono una santa, Rosanna Fratello. Sono una donna, non sono una santa, tu lo sai che non sono una santa. 3 mesi sono lunghi da passare. Brava, molto brava. Io ho sempre detto ad Alessandra che se lei non fosse scesa in politica e se lei avesse fatto la cantante sarebbe stata straordinaria. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente, testarda, se cadi ti aspetta. Hai fatto una grande interpretazione. Io ho ascoltato attentamente, sei stata ottima. Sono il padre delle mie carezze, ho la mia lona, e la madre delle mie esperienze, ho la mia lona. Sono figlia di una certa fama, sono una figlia di Loredana. Ma sorpreso ancora una volta perché ci hai messo sì. Quella grinta. Ovviamente hai spinto tantissimo. Nel fare un'imitazione comunque corretta, studiata, perfetta, c'è sempre quel pizzichettino di ironia che a me piace tanto. Loredana! Loredana? Alessandra! Ma Loredana è forte, eh? Loredana! Ma brava quella... anche a fare la Mannoia! Bella è stata la Mannoia, perché mi piaceva molto il pezzo, perché quando a te piace un pezzo tu ti carichi. Certo! E Loredana Bertè mi aveva detto, Fontana, la mia coach, che io adoro, e che saluta, lei ha detto, guarda Ale, non ti permettere di cantare a casa perché tu non sei cantante, ti rovini la voce. Cosa faccio io? Canto a casa tutto il tempo, tutte le ore. Torno il giorno dopo senza voce. E lei ha detto, è finita. È finita. Che cosa dobbiamo fare? Te l'avevo detto di non cantare. Cioè, infatti Loredana Bertè ho fatta così. Comunque Cristiano Malgioglio le dice, se tu non fossi scesa in politica saresti stata una bravissima cantante. Visto che in politica alla fine ci sei tornata, hai preso delle mazzate a Strasburgo? Oh, cosa è successo? Ma l'unico lo sono andata a prendere io. Cioè, raccontami io dico, ma perché a Strasburgo non c'è niente, a Strasburgo non ci sono manco le persone per strada. Cioè, non è Miami, New York. Allora, vado a Strasburgo con un cappuccio che fa freddo, sei un po' mosciato. Cioè, tu sei a Roma, stai a Roma. Vai a Strasburgo, stai a Strasburgo. Pensa se vai a Napoli, che fai? No, Napoli è fantastico, a Napoli vado con i pattini. Oh, allora, a un certo punto vado con la cosa tutta incappucciata, vado... C'è una persona, un bello, grosso, un po' come lui. Dai, fai un po' la scena, alzati. Vieni un attimo. Allora, ripetiamo quello che è successo a Strasburgo. Così. Brava, perché la gente dice, che è successo? Vieni qua, fai così, vado. Anche un po' più piano. Ah, ok. E sei così. Posso entrare nel ruolo. Il regista sarebbe così. Vai, così. Io così, regolare, guardo a terra. Il tempo...
di andare, no, che devo fare? Cominciato a insultarmi di tutti i colori, non ce la farei. E mi è andato addosso con una stampella, no, in testa. Io sì, era più grosso di te. Sai che cosa ho pensato? Ale, non devi cadere a terra, perché se cadi a terra ti accoppa e finita lì. Invece come donna forte ho preso e sono scappata. Bravo. Perché le donne sono furbe. Allora, guardate questo video, perché subito dopo tu ti filmi e la paura era la tanta. La paura è troppo. Prego. Allora, sono stata aggredita con uno che parlava italiano. Sono qui a Strasburgo. Una serie di insulti pazzeschi, anche questo c'aveva una cosa, una specie di stampella, me l'ha data addosso, sulla schiena, sulle spalle. Adesso sto andando, cioè c'è troppa violenza, sono stravolta. Dato che era italiano, perché parlava italiano, l'ho riconosciuto, io non ho, poi se ne è scappato, ho detto mi metto a denunciare. Hai denunciato? No. Lo sai perché? Perché era italiano, non mi va di denunciare un italiano all'estero, non ce la posso fare, già sono gelosi di noi, comincio a dire, ah, gli italiani sono matti, no, non lo denunciare, se lo ribecco o meno io. Prima o poi capiterà a Strasburgo. Strasburgo è piccolo. No, però Alessandra, con... cioè tu mi fai sorridere, però ti devo dire, dovevi denunciarlo. Diciamo sempre, bisogna denunciare. Mi ha detto qualche parolina di troppo, mi ha dato una cosa, figurati io, una donna. Anche perché se a Strasburgo non c'è nessuno, lo beccano sicuro. Ma lo beccano sicuro, ma lo beccano, ero uno così che... Oh, ma dico, che devo fare? D'altronde uno non... Però sai che cosa ho detto? Io non voglio avere paura, non voglio essere condizionata. Come vado in Parlamento a piedi? Vado a piedi. Non voglio prendere la macchina perché non voglio avere la paura, per quello che vogliono loro. Comunque, Alessandra, ti vogliono condizionare. L'ultima volta noi ci siamo viste con una cassettiera e tu hai detto, quella politica ho chiuso. E quella avevo chiuso. E ti trovo a ballando con le stelle. E avevo chiuso, ma ti avevi dico chiuso? Quello che è successo. Io stavo facendo lei di Gaga, tranquillamente. No, ti dico la verità, ma ti dico la verità, ti dico la verità. Stavo facendo Lady Gaga, mi chiama Tajani, dice Ale, che c'è? Pensavo uno scherzo, scherzi a parte. Che c'è? Dice, guarda che tu devi tornare in Parlamento perché io sono stato eletto in Italia, mi dimetto, entri tu. Dove entro in Parlamento che sto facendo Lady Gaga? Ah, gliel'hai detto? Certo, sto facendo una parrucca grossa così al telefono. Io stavo contenta che c'è. Assistito a tutta questa telefonata grottesca, diciamo la verità, io ho vestito così, ho finito tale quale, tre giorni dopo stavo in Parlamento, uno shock. No, bello però. Ancora cantavi tra l'altro. Sì. Beh, vabbè, no, e qui ci sarebbero tante battute, no? Sulla politica. No, andiamo perché? Avanti. Ma guarda che non è che tu per fare politica o per fare qualcosa devi per forza... fare politica, tu anche il lavoro che fai tu, giornalista, stare nella società, tu fai politica lo stesso, non è e che allora facciamo un momento politica vera, perché al primo 30 volte noi ti abbiamo piazzato loro. Ah ma senti, dammelo subito. E lo trito subito. Comunque a chi? A quello. A quello? No, vabbè, ci ha pensato tanto. No, allora, è un disastro. Pensa che c'ero col dito. Scusa, ma è stato insomma una persona importante per la tua carriera? Sì, sì, ma non, le ha fatte tutte sbagliate. Perché te lo dico? Perché lui conosceva molto bene il presidente Berlusconi. Berlusconi era una persona generosa, una persona di cuore, ma se tu gli facevi, voglio usare questo termine, un'infamata, come dire, una cosa che non si doveva fare, se la legava al dito, lui... passava a fare il presidente della Camera tranquillamente, era abbastanza giovane, giovanetto, e si mette con questo dito mentre parla Berlusconi, non si può però fare. Scusa, è 30 volte per te, non per quello che è successo con lo un'altra posso persona. Tritare? Tu perché tritare. Ha fatto un macello, ha combinato. Però posso è stata la tua volta buona. Con chi? Con lui, non con lui. Allora, posso tritarlo? Ma certo! Non me lo far stare in mano così, via! Al contrario, girato! Ma meglio che non sapete! Mamma,
che caratterino, mamma che caratterino. Eppure Alessandra Mussolini, cioè quando aveva 18 anni mica era così, si vede proprio come la televisione a un certo punto le ha dato quello sprint in più, perché quando tu sei stata ospitata da Pippo Baudo a stento parlavi, Alessandra. A stento parlavo. Io ho detto, non è lei. Certo, uscita dai banchi di scuola, vado con Pippo Baudo, avevo una pressione addosso, dovevo dimostrare, sai che dovevo dimostrare? Che con Alessandra Mussolini. Cioè, com'è quando dicono il mio nome? Alessandra Mussolini. Hai capito com'è? È doppia la cosa. Ma io sono due facce della stessa medaglia. Io ti chiamo tanto Alessandra. Chiamami, guardati, Alessandra. Guardati, no, perché non me lo non fare vedere. Tu no, hai cominciato con vedere. Tokyo Fantasy. Lo devo, perché nella vita si cambia. Nella come vita si cambia? Da muta a... Da muta. Da muta. Alessandra Mussolini. Ciao. Allora, Alessandra. È la prima volta che fai televisione ufficiale. Sì, ufficialmente sì. In questo momento tutti i parti stanno guardando le somiglianze, perché tu sei figlia d'arte, tu sei figlia di Romano Mussolini, nipote di Sofia Loren. Ora, di chi hai preso tu? Che cos'hai di Romano, che cos'hai di Sofia? Forse, non so, modesto, il taglio degli occhi, la bocca, però giù di mio padre, dal naso in giù di mio padre. So. Dal naso in giù sei tuo compreso padre. Il naso. Compreso il naso, purtroppo, devo dire forse, no? No. E poi invece gli occhi... Se mi metti ancora più in imbarazzo, non so se svengo. No, no, non voglio metterti in imbarazzo, no, perché voglio che il pubblico ti conosca, perché dove sei, tu e te ne hai? 18. 18 anni, che studi hai fatto? Ho fatto maturità classica. Ti sei diplomato quest'anno? Diplomata, sì. E farai università? Sì, farò filosofia. Filosofia? Sì. Tu vuoi fare l'attrice comunque, sei futura professoressa di filosofia, però anche attrice. Attrice. Hai fatto già una piccola parte con zia Sofia? Sì, con scuola, una giornata particolare. E che esperienze hai, che ricordi hai di quell'esperienza? Una cucchiaiata in testa che mi doveva dare un bambino che non riusciva a fare la parte, l'abbiamo provata tipo 14 volte. Ogni volta. Alla fine la cucchiaiata te la dà? Sì, sì, però l'hanno tagliata la scena. Peccato. Cioè, ti rendi conto? Ti rendi conto? Cioè, cucchiaiate in testa e poi hanno tagliato. Di tutto, Pippo Baudo, che saluto, figura. Arriva e mi tocca qua, non sa poco, per dire. Già ti mette, ti conculca. Ma è una cosa poi paterna, a dire, no, carina, troppo. No, non si può fare. Poi già è rotonda. Poi mi dici, sei che cosa, chi sei, gli occhi di chi sono, la bocca di chi è. Come fai, figlia mia? Io ho due situazioni. Uno zia, una qua e una da là. E quello ti rovini. Uno che è in queste situazioni sta a casa, si chiude dentro e non esce più. E invece no, è uscita. E a filosofia non ci sei mai andata? No, non ci sono andata, perché quando andavo a filosofia, all'epoca... Cioè, ti sei iscritta a filosofia? Certo, mi piaceva tanto, però c'era l'autogestione di tutti questi ragazzi che ho detto evitiamo, perché non voglio fare politica, volevo studiare, poi ho chiuso perché ho capito che a Villa Mirafiori marcava male, perché ho detto figurati se Alessandra Mussolini a tutte vuoi fare l'esame di filosofia, ciao cara, vai, vai. Allora sono andata a medicina. Quindi e filosofia... laureata in medicina. Però... Cioè, scusami, quindi tu sei medico? Sì. Però, quando io facevo angiologia, facevo angiologia. I tronchi sovraortici, che sono le carotidi, come che no? Dobbiamo sempre vederci perché le placche, le cose. Bene, a un certo punto io cominciavo con la sonda e il paziente da così si faceva così e fa «Ma è Alessandra Mussolini?» E io faccio, sì, sono io. Scherzi a parte. E ho capito che non potevo fare il medico. Vabbè, ma... E non lo potevo fare, perché tu devi avere una responsabilità. Possono ridere. Uno che gli aumentava la pressione se lo facevo io. Non si può fare. E Caterina non si può fare. Come usa bene questo nome? Perché la signora ha tre figli. Caterina. Romano. E Clarissa. E Clarissa. Sì. Pippo Baudo però, quando la presenta, lo dice, eccola lì, tu sei una figlia e nipote d'arte. Sì. E noi qui che siamo abbastanza cattivelli, ti facciamo vedere la tua zia, Sofia Loren, Romano Mussolini e che il tuo papà. Sì. Allora, prima di capire chi teniamo e chi tritiamo, dobbiamo però capire una cosa, che... Tua zia a un certo punto è stata
molto importante per la vita di tua mamma e per la loro famiglia, perché a un certo punto, e questo l'ha rivelato proprio tua mamma nel libro La casa è piena di specchi, dove Romilda, tua nonna, energica, è molto energica, paga 2 milioni di lire. No, paga 5.000 lire, perché c'erano le lire. E 5.000 lire era una bella cifretta. A un certo punto zia aveva il cognome Scicolone, Sofia Scicolone, mamma no, perché Riccardo Scicolone di Roma, un napoletano forse, non... vabbè, la stavo a dire, ha detto no, io non riconosco Maria. Ma perché era la prima sì e la seconda no? Perché gli uomini tu li puoi capire? No, gli uomini li capisci? No, ecco, bene, allora ha riconosciuto una figlia e non ha riconosciuto che era la seconda. Che era la seconda mamma, 4 anni e mezzo più piccola, la Moretta. A un certo punto nonna, bella, alta, bionda, è andata con tu, che buo, gli ha detto, quanto vuoi per riconoscere questo cognome? Lui ha fatto 5.000 lire. Ah, 5.000 lire. Zia, col primo film che ha fatto Africa sotto i mari, ha preso questi 5.000 lire che pesavano, gliel'ha dato in mano, non ha fatto così. Poi, questo, raccoglili e dagli il cognome a tua. Lei ha preso quindi il cognome. Ha pagato il cognome a tua mamma. Ha pagato il cognome. Non è un atto di generosità. Sai perché mi sono sbagliata? Ho detto 2 milioni e non... Perché ormai con le lire non ce la facciamo. Perché nel film, Sofia Loren fa tua nonna, sua mamma Romilda, dice così, guardate. Sì. Ho parlato con Sofia. Ah. E abbiamo deciso di darti 2 milioni. 2 milioni? Mm-hmm. Grazie. 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 Ma ha una sola condizione. Sì. Che Maria abbia il tuo cognome. Beh, questo è un ricatto, però. Ma che ricatto, ricatto? Tu la devi riconoscere, nostra figlia. Mia e tua. Hai capito, Ricca? Io non mi farò prendere per il collo. E allora non abbiamo più niente da dirci. Romilda, aspetta un momento. Lasciamici pensare. E va bene. Guarda, qui c'è l'ora e il giorno in cui il notaio ti aspetta. Io e Maria saremo lì con i 2 milioni in contanti. Pensaci bene. Hai capito? Ma è andata peggio di così. Beh, certo, quello con Enzo De Caro era una fiction, lui faceva Riccardo Scicolone, ma fu una cosa molto brutta, fu una cosa molto, molto, che abbracci, che baci, così, boh, buttare i soldi, lui li ha raccolti tutti e ha dato il cognome Scicolone che lei fece mamma. Quando riprese in mano la sua vita dopo che era stravolta dall'essere madre, sorella, moglie, nella prima collezione di borse Scicolone, la S Scicolone. E tu oggi mi hai portato una borsa. E mamma, io ti ho portato una borsa che non ci sono più, che c'è la borsa S Scicolone di mia madre, che lei ci teneva moltissimo, e fece questa collezione di borse perché? Perché le donne, nel libro che ho fatto Il gioco del buio, le donne sono forti. Praticamente è un libro dove le donne sono fondamentali e gli uomini un po' ai margini. Perché? Perché lei era stravolta da un rapporto con papà che faceva acqua da tutte le parti. 2 figlie piccole, io e mia sorella Elisabetta. Ciao papà. Doveva... Comincia così il libro. E la cosa che mi colpisce, questo padre che va e viene abbastanza assente, tu però scrivi questo libro dove ti racconti, dimenticando di essere quella che sei diventata, proprio come una ragazzina, si ferma fino a 15 anni più o meno, e comincia proprio così. Ciao papà, le mie giornate sono convulse, sempre di corsa. Mentre mi sto preparando con il trolley già parcheggiato nel salone di casa mia, prendo un volume dalla libreria in muratura che mia madre, tu dici no, che tua moglie o mia madre, fece fare con il suo grande gusto nell'arredare le case. E vai avanti perché arriva una Polaroid dove ci sei tu
con lui. E poi continui e gli parli e gli racconti di quel gioco che facevate al buio, tu e tua sorella, quasi come se fosse una delle poche cose che insieme voi tre facevate. Sì. Questo gioco del buio, ce lo puoi raccontare? Era una cosa molto banale. Lui chiudeva gli occhi in questo corridoio, noi stavamo nella casa di Piazza Montegennaro a Montesacro, piccola. Lui ci cercava, ci prendeva, riusciva a prenderci, per noi era una cosa, ridevamo tanto, c'era un contatto fisico. Perché? Perché la costante della nostra vita, di mia e di mia sorella Elisabetta, forse io l'ho vissuta peggio, se vogliamo, è stata la costante, è stata l'assenza di mio padre, la quotidianità, non vedere il padre che si mette in pigiama, va a letto, la colazione la mattina, le cose che quando uno le vive non le capisce, non le sottolinea, mentre per noi era fondamentale, non l'abbiamo vissuto. Quindi c'è chi dice, io sono stata bene solo con mia madre, certamente ci mancherebbe altro, però è stata dura perché a noi ci arrivavano le cartoline, vedevamo una vita che non vivevamo e dicevamo, questa era la mia domanda, aspetta, la mia domanda era, ma ci vorrà bene? Certo che ci voleva bene, però era una cosa diversa. Oh, io l'ho vissuta male. Io l'ho vissuta male e nonostante tutto... Cosa rimproveri a tuo padre? Ti ha mai detto che ti voleva bene? Sì, ma me l'ha detto, ma era anche un po' distratto. Io dicevo, io facevo così, papà, guarda la pagella, pensa all'epoca, meno male che non è più così, e lo dico per i figli, la pagella nostra c'era scritto firma del padre o di chi ne fa le veci, io avevo sempre la firma di mamma, e allora venivamo a scuola discriminate, vedi quella Mussolini c'è la firma della madre, bene che adesso non c'è più il padre e la madre, ma uno può firmare, c'è la libertà e amore, la libertà e amore. Avresti allora voluto un padre diverso? Avrei voluto un padre che quando gli dicevo, papà, guarda che ho preso un bel voto a scuola, ma che scuola fai, che classe fai? Gli dicevo, papà, faccio la terza elementare. Vabbè, dopo 3 minuti, fai tu? Papà, la terza elementare, Elisabetta fa la prima. È dura. Però tu gli dedichi il libro. Ma leggilo, cioè, questa cosa... all'inizio. Però... lo so, ma papà... papà... Gli hai mai chiesto perché? Ma che gli vado a chiedere perché? Che mi ha fatto fare delle cose allucinanti di... Perché lui si confidava con me. Mo ti sto dicendo delle cose, tanto non ci sente nessuno. Allora, a un certo punto, quando io ero un po' più grandina, e dice, Ale, tu mi devi fare una telefonata. Poi veniva sempre da me, dice, Ale, mi devi fare una telefonata. Papà, a chi devo telefonare? Tu devi telefonare a questa persona, non mi ricordo manco come si chiamava, le devi dire che no, io la amo, le voglio, papà, ma lo devo fare io? All'amante? Sì, zitta, non mi dire niente, non lo dire a nessuno. Tanto non ci sento. Papà, dico, perché lo devo fare? Poi c'è mamma, dico, perché lo devo fare? Perché lo devo fare? Perché per me era una violenza, no? Ho dovuto chiamare a questa. Taglia, si può togliere questa cosa? Vabbè, comunque fin da piccola, nel libro tu mi hai chiamato, io mi dovevo, Pulce tutto. Io forse mi dovevo perché come le pulci in questo saltavo libro saltavo da una parte all'altra senza posa, con irrequietezza che oggi mi sembra più dell'anima che fisica. Allora, si posso dire una cosa? Perché questo libro, a parte tutta la storia, pure il tradimento filiale tra nonna e mamma, ma perché io dovevo mettere insieme dei pezzi della mia vita, perché questo è un libro di formazione. Io ero piccola, mia sorella era piccola, non capivamo tante dinamiche, uno lo deve capire. Poi mamma, dopo che papà è morto, mi ha detto delle cose, cioè, tu dici, mamma mia Ale, i panni si lavano in casa. No,
Non è vero, perché se tu il dolore lo tiri fuori e lo vedi qui, come questa borsa, lo tocchi, lo vivi, ti liberi. Io lo so, ho voluto condividere col pubblico, con gli altri e dirlo, non tenerlo più dentro, perché è come se tu ti vergognassi. Ma sai quanti litigi nella mia famiglia? Se tu dici la tua felicità, la mia felicità quando ero piccola era la pausa tra un litigio e l'altro, pensavo che tutte le famiglie fossero così. Allora la gente che legge un libro così, che è intimo, privato, non lo dovevo fare, l'ho fatto, di una famiglia pubblica, dice, allora vedi, riflette, pensa, dice, allora vedi che succedono pure in altre famiglie queste cose, e fa bene perché tu condividi, e i dubbi che avevo io, il dolore che avevo io, i miei sospetti vengono condivisi, e la gente dice, ma lo sai che io la penso come te? Ma sai quante persone mi scrivono e dicono, mi ha fatto bene anche a me leggere questo libro? Ecco, io solo per questo sono contenta. Senti Alessandra, tante volte ho parlato con la tua mamma, è stata io questa ospite. Cosa della telefonata non l'ho mai detta. E lei non lo l'ho scritta, pensa. Lei lo sapeva? Gliel'hai mai detto a tua mamma? No, mamma, ma la devo da già, mamma con i capelli dritti così. Caterina, per carità, ci manca pure la telefonata all'amante, per carità, Caterina. E tu dici, Ale, ma tu potevi ribellarti e non farlo. Ah, è facile, fallo. Non te l'ho detto. Brava. Non te l'ho detto. L'ho fatto. Tra tua zia e il tuo papà, la tua vera volta buona nella tua vita, come formazione, per diventare quella che sei? Ma che mica devo triturare? No, puoi anche saltare trituro, perché capisco tra tua zia e perché, tuo padre, però la tua perché? Vera volta buona chi è stato ma in realtà? Ma perché trituro me cioè, stessa? Cioè più una zia o il papà che andava e veniva e che comunque alla fine come padre... Mi stai raccontando, papà, ha fatto poco in qualità di padre. Ha fatto poco, poi c'era presente, tu quando c'è anche la qualità del rapporto, non c'era la quantità, diciamoci la verità. Quando c'era, quando ci facevi i regali, quando ci portava le cose, per me era tutto. Quindi ma ti va di rivederti con lui da piccola? Quando? In che senso? Era domenica in. Ah sì, ma papà era... Papà cioè, era tu l'hai così. Perdonato, mi sembra di capire. Ma io volevo comprendere, perdonare te stessa. Sei figlia sua. Guarda. E tanto che fai? Che cosa fai? Che fai? Lui suona, va sempre in giro. Ma quanti anni ha tuo padre? Papà ha 75 anni. Ed è così attivo, pieno di energia. Sì, sì, sì. Pensa, è pieno di energia. Stava a Verona un'ora fa e adesso sta qua. Chi? Come chi? Papi! Papà! Non me ne volere! Benvenuto Romano, ciao. Mi sono resa conto che Alessandra non sapeva nulla. E questo è bello. Sì. Ma, è il bello della diretta. Il bello della diretta proprio, perché a parte che io non sto mai in televisione. E infatti stato, grazie di aver accettato il nostro invito. Stai a Verona, sai. Sono sempre emozionato. Stavo che desiderevasse, non è peccato. Che tu abbracciami più forte, stringimi, perché amore che sento per te peccato non è. Quando senti questo, più forte stringimi, che devi dire di più?
Quello che mio padre si accetta, si comprende, si compenso, però la tua mamma è stata una mamma meravigliosa. Mamma straordinaria. Stupenda. Io mi ricordo ancora quando lei raccontò, chi era Cristina Parodi, il filmato, praticamente lei raccontò alla fine di aver fatto mangiare la pizza a Michael Jackson. Fantastica, mamma è riuscita in operazioni abnormi, cioè Michael Jackson, ecco bravo, parliamo di Michael Jackson, ce la posso fare oggi. Certo, la Mussolini che mi piange, no, ragazzi, Mussolini è una notizia. Che, no, la Mussolini... La Mussolini è una tragedia oggi. Oggi mi ha inguaiato. Vabbè, tanto dai, non sente nessuno. Dunque, Michael Jackson. Arriva Michael Jackson a casa, fighettino, carino, magro, con il cuoco che gli faceva tutte le mele, tagliava, il cuoco personale. Ma io ce l'ho quel pezzo. Ce l'hai? Dai, sì, così arriva, li vediamo mamma. Anche mamma. Sì, 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 sì. Dai. Mo ti dico le pizze. Questa faccenda della pizza che hai fatto assaggiare anche a Michael Jackson, io non la sapevo, mi ha colpito. Sì, per forza, perché Michael Jackson venne a casa mia con Sofia. Devi sapere che lui è arrivato a casa mia con un cuoco. No! Sì, tutto vestito proprio da cuoco, eccetera. E dice, guardi, dice signora, io devo cucinare per Michael Jackson perché lui non mangia nulla. Ah, ecco, infatti dico, mi sembrava che avesse delle fisse. Dico, sì, sì, dico, in cucina, ho aperto la cucina, allora prego. Lui ha cominciato a preparare delle cosucce, ha preso dalla valigia dei formaggi piccoli, avrà fatto un vassoio così, pieno di mille cose. E io dico, va bene, per me bene. Va benissimo. Però io ho preparato la pizza. No, dico, però io ho la pizza, perché c'era anche Sofia, dice, Maria, tu intanto la pizza falla. E dico, va bene, ho fatto questa pizza fritta, che è abbastanza particolare. Lo so, perché, me l'hai già raccontata la pizza fritta. Fritta, infatti prima o poi voglio assaggiarla. Faccio queste pizze e porto un vassoio di pizze fritte. Lui le guarda incantato. Cioè, mi hai testa, posso assaggiare? E dico, deve. Certamente, devi, guarda, sono qui. Ha mangiato le pizze come un disperato. Altro che i formaggini! Sì. Sì. Altro che i formaggini! Ha preso questo vassoio che è sparito! In scena, eh? Ci è mancato poco che non andassi in scena con una pancia così, che le pizze sono lievitate nella pancia di Michael Jackson. Come fai a fare moonwalk? Senti, ma Caterina, ti prego, basta. Qual era la storia di Frank Sinatra con tua mamma? Non era lei? Innamoratello? Ammazza, innamoratello di mamma Frank Sinatra. Bene, sono proprio contenta. Ma hanno avuto una storia o no alla fine? Sì, hanno avuto una storia meravigliosa. L'hanno avuta? Sì, certo, Caterina. Ah, ha fatto bene. Salutamela. Grazie ad Alessandra. Baciamoci. Salute ragazzi, salute ragazzi. Porta via la borsa di mamma e no, io questo me lo allora tengo. Allora dell'autografo. E c'è l'autografo, tieni. Grazie, ciao Alessandra.